Tovagliolo. Grazie. Prego. Ancora tu? Ti ho detto di non chiamare più, non voglio parlare con te, basta! Tesoro, chi era? Ancora lui, mio padre. Non la smette di insistere, non ne posso più. Ok, ma cosa vuole? Sinceramente non lo so. Se è così insistente, non credi che forse sia il caso di parlarci? Ascolta, tu non lo conosci, non sai cosa ha fatto passare alla mia famiglia. Vero, tesoro. Io non lo conosco, però è pur sempre tuo padre. Non mi interessa. Non voglio più avere niente a che fare con lui. Non me ne hai mai voluto parlare. Però a questo punto deduco che debba averla combinata veramente grossa per essere così tanto arrabbiato con lui. Ma combinata grossa sì. Da quando si è fatta una nuova compagna, si è completamente dimenticato di me. Soprattutto dopo la nascita del suo nuovo figlio. Mio fratellastro. Addirittura si dimenticava dei miei compleanni e arrivava a non chiamare per fare gli auguri di Natale. Tutte le sue attenzioni erano rivolte alla sua nuova famiglia. Quindi adesso posso benissimo ignorarlo. Tesoro, io capisco. Però tu adesso sei adulto. Lui è anziano e magari si è pentito e... Ascolta, non ti ci mettere pure tu. Tu non sai nulla del rapporto che c'è tra me e questa persona che non sento neanche di chiamare padre. Quindi adesso ti prego, cambiamo discorso. Sei l'ultima persona con cui vorrei litigare. Va bene, tesoro. Dai, sparecchio. E adesso hai il coraggio di venire a suonare alla mia porta. Come ti permetti? Ti sei svegliato troppo tardi. Dopo tutto quello che mi hai fatto. Luciano, hai ragione, ho sbagliato. Ma ero giovane, ingenuo e non mi rendevo conto del male che ti stavo facendo. Sono qui perché vorrei chiederti perdono. Perdono? Ma stai scherzando? E adesso con due belle frasi fatte pensi di poter cancellare tutto il dolore che mi hai provocato. Luciano, lo so. Ma non so in che altro modo chiederti scusa. Ho dei problemi di salute e... Non mi interessano i tuoi problemi. Magari adesso sei rimasto pure da solo e non sai a chi rivolgerti. Fatti aiutare dalla famiglia che hai preferito a me. Ti sbagli, Luciano. Non è per questo che sono qui. Anzi, loro stanno facendo tanto per me. Io sono qui per te. Ma vedi di stare zitto e vattene. Amore, dimmi tutto. Cosa? Ospedale. Stai tranquilla, arrivo subito. Amore, come stai? Io sto bene. Scusa, ma il telefono non mi ha neanche dato il tempo di finire la frase. E allora che ci fai qui? Mi ha chiamato Stefano, il tuo fratellastro. Sì, Luciano, sono stato io a chiederle di dirti di venire qui perché tu... Non l'avresti mai fatto. In realtà sei qui per papà. Papà? E mi hai fatto venire qui d'urgenza per papà. Lo sapete benissimo che non voglio più parlare con lui. Anche se tu volessi, non potresti più farlo. È venuto a mancare poco fa. Cosa? Aveva un tumore al colon. L'ho scoperto qualche mese fa. Il suo ultimo desiderio era quello di essere perdonato da te. Questa l'ho scritta per te. Voleva consegnartela di persona, ma purtroppo non ci è riuscita. Caro figlio mio, eri così piccolo quando io e tua madre ci siamo lasciati. Ho commesso... Ho messo molti errori e ne sono pentito, ma non ho mai smesso di pensare a te.
L'altro giorno, quando sono venuto a casa tua, volevo chiederti umilmente perdono, perché questo è l'ultimo desiderio che ho. Non mi rimane ormai molto tempo e voglio che tu sappia che in ogni istante che mi resta cercherò ancora di parlare con te, di rivederti un'ultima volta, anche soltanto per dirti che ti voglio bene. Spero che un giorno tu possa perdonarmi con affetto. Fossi riuscito a farlo prima. Vedi, Luciano, non bisogna aspettare fino all'ultimo per perdonare qualcuno, perché potrebbe essere troppo tardi. La maggior parte delle storie dei nostri video sono ispirati a fatti realmente accaduti, e se anche tu ne hai una, potremo ispirarci per i prossimi video.